Bella raga, questo è un Kaistar Rail. Avete pullato Jingliu o state per pullare Jingliu o non siete sicuri e volete un po' capire come funziona, con chi la giochiamo, come la giochiamo, quali sono i modi migliori? Beh, è quello che andiamo a fare subito adesso. Iniziamo da delle note importanti sulle skill. Come sempre do per scontato che voi leggiate lo skill set di Jingliu e io semplicemente prendo le informazioni che mi interessano di più per poi andare a fare un ragionamento un po' logico, insomma, no? Dopo guardiamo le rotazioni e la rotazione di Jingliu. Facciamo una sezione di comprensione del danno, e vedrete dopo di che cosa sto parlando, collegato poi alle reliche e le statistiche, parliamo delle sinergie, parliamo delle lightcon, e direi che possiamo iniziare. Allora, note importanti. Prima cosa, chiaramente abbiamo la skill. La versione base della skill rigenera 20 di energy, che è totalmente diverso da tutti gli altri personaggi che rigenerano 30. Questo perché la sua versione potenziata, invece, quando entra in STS dopo che guadagna 2 stack di CGG, rigenera 30. Quindi è l'opposto. Questo è fatto in modo per dare una rotazione pulita a Jingliu, quindi complimenti a Oyo per quello che ha fatto qui. La versione base della skill, inoltre, quando la facciamo dà 10% di advance forward. Questo blocca un po' la possibilità di fare speed tuning in determinate maniere, magari con Bronio o con Yukong, e bisogna sempre andare un po' overkill per quanto riguarda la speed, oppure semplicemente non usarla proprio, ok? Ma penso che parleremo delle rotazioni specifiche più avanti, dopo che abbiamo testato nella pratica un po' di team contro nemici diversi. Comunque, per quanto riguarda l'ultimate, cosa importante, una delle trace che prendiamo di Jingliu aumenta il danno dell'ultimate quando la facciamo in STS, quando siamo già nello stato. E infatti quando siamo già nello stato quello potenziato di Jingliu, non solo facciamo più danni con l'ultimate, ma l'ultimate ci dà una stack in più che fa durare lo stato un turno in più. Questo è fondamentale, ok? Quindi vogliamo fare in modo che l'ultimate la facciamo sempre quando siamo già nell'STS. Questo è importantissimo. E per quanto riguarda il talento invece, beh, ci dà 50% di crit rate a livello 10 quando siamo in STS. Questo semplifica da morire sia per nuovi player sia per e chi sta già lavorando delle build, il building di Jingliu, chiaramente, perché ti fa rushare direttamente a Rutilant senza problemi, praticamente, quindi è molto semplice. Inoltre c'è un'altra cosa, il cap all'attacco, il limite massimo dell'attacco che Jingliu può prendere, lo ottiene quando il suo team, esclusa lei, raggiunge i 10.500 HP. Questo ve lo dico adesso perché non ne parleremo più. Quando buildate il vostro team, il resto, il totale minimo del resto degli alleati che dovete avere in team deve raggiungere i 10.500 HP. Ora, sembrano tanti, non sono tanti, lo sapete, per chi mi segue, per le build che vi consiglio c'è sempre HP sui vari support, sull'healer, sui debuffer, sui support, sugli harmony, avete sempre HP e se considerate tre personaggi o eventuali altre sinergie con altri BG Destruction, magari arrivare a 10.500 HP escludendo Jingliu chiaramente non è poi così complicato, ok? Ma comunque quello è il limite massimo ed è meglio che ve lo teniate a mente. Adesso iniziamo a parlare di rotazione perché è abbastanza semplice. Oyo, questo giro ha fatto un kit che gira da solo, fortunatamente. Allora, energy massima di Jingliu è 140. La technique ci dà, oltre che una stack di CGG, ci dà 15 di energy extra quando iniziamo. Quindi di base un personaggio inizia con la metà dell'energy all'inizio del Memory of Chaos. Quindi dovremmo partire da 70 e invece partiamo da 85 perché tanto la technique la possiamo usare e possiamo anche cambiare personaggio dopo che l'abbiamo usata, quindi è proprio una technique molto semplice e che fa comodo usarla e la useremo praticamente sempre. Teniamo sempre a mente che un attacco ricevuto dal nemico ci rigenera in media 5 di energy, può essere di più o può essere poco di meno, ma comunque nella media è 5 di energy. E invece quando sconfiggiamo un nemico rigeneriamo 10 di energy. Questo è fondamentale perché nelle rotazioni di Jingliu questa cosa è chiave, è assolutamente importantissima. Per quanto riguarda la rotazione iniziale, quindi iniziamo di technique, siamo a 85, vi ho fatto doppia lista, quindi con energy e CGG, energy sopra, CGG sotto. La skill che facciamo subito dopo rigenera 20 di energy. Dopo vi ho messo il talento, per talento indico la skill versione potenziata, quindi rigenerazione di 30 di energy più assorbimento HP da parte degli alleati, d'accordo?
Quando la CGG sotto che vedete è di colore bianco significa che siamo nell'STS, quando è rossa significa che non siamo nell'STS. Comunque facciamo la skill, entriamo nell'STS, abbiamo la skill potenziata, siamo a 135. Adesso nel giro di skill più skill potenziata noi supponiamo di aver sconfitto un nemico o di essere stati attaccati almeno una volta. E non è così improbabile, visto che facciamo un attacco ad area abbastanza forte e poi un attacco single target mirato. Quindi cercate sempre, l'obiettivo è o di farci attaccare, ma essendo lei destruction potrebbe essere, oppure semplicemente di sconfiggere un nemico. Questo è fondamentale. E poi abbiamo l'ultimate che ci mantiene nell'STS. E questa è la rotazione iniziale, molto semplice. Come diventa poi la rotazione successiva? Beh, dopo l'ultimate che abbiamo castato prima, che è quella che vedete nella rotazione successiva, e facciamo l'attacco base potenziato, un altro attacco base potenziato, quindi rigeneriamo 60 di energy, non abbiamo più stack di CGG, dobbiamo rigenerare altre due stack di CGG, quindi doppia skill normale e poi attacco potenziato. In quattro azioni un attacco ricevuto o un nemico sconfitto ci sarà di sicuro, perché quattro azioni sono tantissime, quindi semplicemente abbiamo la stessa identica rotazione. Quindi ultimate, doppio attacco potenziato, doppia skill normale, attacco potenziato perché siamo di nuovo in CGG, un attacco ricevuto eccetera, ultimate di nuovo e facciamo sempre l'ultimate nell'STS. La rotazione è veramente pulitissima, seguitela così com'è. Vi ricordo che dove leggete talento sarebbe la vostra skill potenziata e così ottimizzate anche le trace di Jingliu. Molto molto semplice la rotazione di Jingliu, devo essere onesto, ok? Ma adesso questa era la roba facile, passiamo un attimo alla parte un po' più interessante. Allora, prima di parlare delle relic per Jingliu, vorrei farvi una sezione di comprensione del danno. Da dove viene il danno di un personaggio? Beh, è più o meno la formula messa un po' così, è quella che vedete sopra, quindi moltiplicatori ed attacco, quindi le vostre skill, quanto danno fa, quanto moltiplicatore ha, con cosa scaling, e critico e danno, probabilità di critico e danno critico, quindi tutto l'insieme di queste cose che vi sto dicendo fanno il danno finale del vostro personaggio. Il danno percentuale che avete, o comunque buff al danno che vengono dalle relic, che vengono da altri PG, eccetera eccetera, quindi quella è un'altra sezione. I cali e l'ignoro della difesa, i cali e la penetrazione delle resistenze dell'avversario elementali, e faccio un esempio, il talento di Zele è un esempio, oppure la E4 di Pela è un esempio. Ok? E poi la vulnerabilità, che sarebbe l'aumento di danni preso dal nemico, che magari applica ad esempio Welt, oppure Luca, oppure la Light con di Silver Wolf, quella Limited, eccetera, eccetera. Ora, da questa formula qui, Jingliu abbiamo visto, sappiamo che ha un self buff all'attacco, quindi non dobbiamo veramente potenziare l'attacco di Jingliu. Cos'è che dobbiamo, dove dobbiamo mirare? Quando pensiamo a come buildare il team di Jingliu o eventualmente relic eccetera eccetera, beh, dobbiamo potenziare le cose più importanti. Ora, lei si dà un self buff al crit rate del 50%, quindi a valore di critico, un po' tra le relic, un po' con il suo talento, insomma non abbiamo bisogno, si self buff all'attacco, quindi anche lì per i moltiplicatori siamo a posto. Vulnerabilità, non credo che giocheremo Luca e Welt, quindi togliamola. Beh, cosa rimane? Beh, rimangono cali in oro difesa, cali e penetrazione delle resistenze e poi il danno percentuale. Da dove provengono questi tipi di buff che possiamo dare a Jingliu? Molto semplice. Cali in oro difesa vengono da l'ultimate di Silverwolf, l'ultimate di Pela, la Light con D e Luca Resolution Shines e poi dal set Quantum. E per adesso poi magari usciranno altre fonti. In realtà poi c'è anche la Light con D e Jingliu, ma ne parliamo tra pochissimo. Comunque i cali invece e la penetrazione delle resistenze solitamente in maniera generica vengono da la skill di Silverwolf e dalla E4 di Pela facendo la skill. Quindi attenzione, perché Pela fa il calo resistenza solamente quando fa la skill dopo la E4, mentre il danno percentuale viene da personaggi come Bronya, Ting Yun con skill e ultimate, oppure dal set ghiaccio, ad esempio in 2x, o semplicemente dal danno elementale del planar. Ok, quindi come funziona il calo ed ignoro difesa? Abbiamo visto le varie fonti che abbiamo di cali e ignoro difesa a disposizione, poi da giocare eventualmente con o per Jingliu. E praticamente nella nostra formula del moltiplicatore del danno c'è la difesa dell'avversario, ovviamente. Quando facciamo danno viene calcolata la difesa dell'avversario? Beh, la difesa dell'avversario viene calcolata ovviamente in base anche a se ha difesa ridotta o noi ignoriamo difesa. E fortunatamente nella formuletta che voi vedete, magari non quella sopra che è un po' più complicata, ma quella trasformata sotto ridotta,
la riduzione della difesa e la difesa ignorata praticamente si aggiungono tra loro, quindi più ne abbiamo e più danni facciamo e meno ne abbiamo e meno si sente praticamente. Ora vorrei farvi vedere e spiegarvi l'intero calcolo che ho fatto per capire ad ogni percentuale di calo difesa quanto danno effettivamente facciamo in più, ma vi risparmio il dolore e il tempo, ma vi lascio comunque quel file che vedete lì in descrizione per chi è interessato a vedere i numeri specifici di ogni singola fase, e vi ho fatto una piccola tabella riassuntiva per farvi capire meglio, ok? E perché altrimenti questo video durerebbe 2 anni e mezzo, se sto qua a iniziare a parlare di numeri, equazioni, calcoli, eccetera, eccetera. Quindi, cosa succede? Che ad ogni percentuale di calo difesa, ogni 10%, il nostro danno chiaramente totale aumenta, ok? Adesso, la cosa interessante è che dal 60% di calo più ignora difesa in poi, l'incremento di danno percentuale che abbiamo, del danno totale che facciamo, va dal 10 fino al 20%, finché non arriviamo al 100%. Si può andare oltre il 100% di calo ignora difesa? Sì, ma non viene considerato. Il 100% è il limite massimo del danno aumentato che possiamo fare, che possiamo avere dal calo e dall'ignorare la difesa degli avversari, praticamente, ok? Quindi, praticamente, cosa significa questa tabella qui? Molto semplicemente che dal 60% in poi di calo ignora difesa, il set quantum diventa, fai anche dal 70%, facciamo dal 70% perché in realtà il 10-35 non basta, dal 70% di calo ignora difesa in poi, totale che abbiamo, quindi tra Light Condition Glue, Ultimate Dipel, Resolution Shines, e set quantum, ok? Fatevi voi il calcolo. Praticamente il set quantum risulta essere un po' meglio del set ghiaccio, ma la differenza è veramente così irrisoria che qualsiasi set state usando non è importante. La grossa differenza arriva quando invece andiamo oltre quel 70% perché procchiamo il set quantum contro nemici deboli al quantum. Che magari associando una Silver Wolf vicino potete farlo praticamente sempre, ma non è detto che voi vogliate o abbiate Silver Wolf, quindi non diamo per scontato questa cosa. Superate l'80-90% di calo e ignoro difesa e iniziate a fare un bel po' di danni in più rispetto al set ghiaccio. Ora è situazionale, eventualmente richiede Silver Wolf, richiede che giochiate Resolution Shines, richiede tutta una serie di condizioni. Dovete farlo? No, potete farlo? Assolutamente sì. Magari c'è chi si trova comodo a farmare set quantum anche perché magari porta su Qin Shui, visto che è nel suo banner, non lo so, però potete tranquillamente utilizzare quindi set quantum, set ghiaccio oppure una combinazione di due tra set ghiaccio e musketeer. Non stressatevi sul discorso set, d'accordo? Sia il set quantum che il set ghiaccio funzionano molto bene. Il set ghiaccio è molto più costante nei danni. Il set quantum è un po' più scarso del set ghiaccio se non avete abbastanza calo difesa o non siete contro nemici quantum. Il set quantum in generale, se avete sempre Pela con Resolution Shines e magari la Light con Dijin Liu, risulta un po' più efficiente, ma non è niente di che. Va bene? Non vi preoccupate di questa roba qui. Per quanto riguarda le statistiche, vogliamo crit damage o crit rate sul body? Io vi consiglio crit damage in ogni caso perché col buff che si dà il crit rate cercatele nelle substat. Speed o attacco sulle scarpe? E molto spesso direi speed. E nel 98% dei casi, a meno che non vogliate fare qualcosa di strano con Bronya. Il problema nel buildare attacco sulle scarpe è che lei sulla skill c'ha l'advance forward del 10%. Quindi rischiate che nel giro di praticamente due rotazioni di Jingliu attacchi prima di Bronya e succedano casini, insomma, oppure non lo so, non ne ho idea, ok? Mi troverei molto meglio con Speed, anche perché Jingliu prima fa le sue azioni, prima entra in STS e prima fa danno, ok? Quindi io vi consiglio veramente di andare per Speed. Ma comunque, Ice Damage sul Planner, attacco sulla rope perché abbiamo visto che non ci serve Energy Regen, effettivamente. Quindi per quanto riguarda le main stat è questo. Come obiettivi di statistiche ovviamente vogliamo minimo 20% di crit rate e massimo 50. Massimo 50 perché poi in STS prendiamo altri 50 e cappiamo a 100. Quindi minimo 20 più 50, 70 per il Rutilant, massimo 50. Più crit damage possibile. E grazie al fatto che Jingliu nelle trades prende 9 di speed,
ci basta 4 di speed per arrivare a 134 e poi ovviamente da lì state attenti voi allo speed tuning che fate con i personaggi che giocate con Jingliu, ok? Quindi per quanto riguarda l'estate questo, Lightcon ne abbiamo già parlato in realtà e tra l'altro vi lascio anche una grafichetta che ho fatto riassuntiva di Jingliu, cosa consiglio, materiali che servono eccetera eccetera, le sto iniziando a fare nuove, spero vi piacciono, spero siano utili e dovrebbero essere anche molto piacevoli da avere sul telefono perché le ho fatte verticali apposta per chi sta più spesso su mobile, magari sia a giocare, sia a seguire, che a guardare video, eccetera, eccetera. Come Lightcon, la sua signature è sicuramente la migliore di tutte, perché sinergizza benissimo con la sua skill. E On the Fall of an Ion, quella del Simulated Universe, tremendamente buona. Quindi non dovete pullare la Lightcon di Jingliu se volete. Quella del Simulated Universe è veramente buona, raga, cioè se volete, ok. Abbiamo Under the Blue Sky S5, che è decente, ma... E la Limited di Imbibitor, se ce l'avete potete usarla, ha un attacco base molto elevato, è la Lightcon con l'attacco base più elevato del gioco e siccome lei lo scaling, il guadagno in attacco che ha dal self buff che prende quando fa la skill e toglie HP ai nostri alleati va in base al suo attacco base, praticamente funziona anche una Lightcon con un attacco base elevato come quella. E poi abbiamo Secret of S5 che è sempre buona in quest'ordine qua. Ora Under the Blue Sky, se usate questa Lightcon, buildate il vostro crit in base a questa Lightcon, ok? E non vi consiglio di usarla se non ce l'avete S5 in ogni caso, perché poi il vostro non vi dà abbastanza danno e rende meno delle altre, ok? Quindi per quanto riguarda tutte le Lightcon che non siano Limited Inhibitor e quella di Jingliu, andate solamente se ce l'avete S5. Quella del Simulated Universe dovrebbe essere accessibile a tutti in ogni caso, quindi vedete un po' voi quali sono le vostre opzioni, ok? E per quanto riguarda invece le sinergie, ne abbiamo già parlato prima mentre parlavamo della compressione del danno. Abbiamo Harmony, Bronya Tingyun, Nihility, Pela Silverwolf, per i motivi che abbiamo detto prima, per quanto riguarda il buff del danno percentuale elementale, oppure semplicemente per una rotazione più veloce di Jingliu, quindi sì, Tingyun e Bronya come sempre sono le migliori a fare queste cose qua con questi personaggi qui. Nihility chiaramente abbiamo Pela Silverwolf per i motivi che abbiamo detto prima, perché anche se non giochiamo Set Quantum, ridurre le resistenze e le difese avversarie, io spero che quello che abbiamo visto prima vi aiuti anche per i prossimi personaggi, i personaggi che avete già, per capire quanti effettivamente danni vi porta avere un tot di resistenza, di cali resistenza o cali difesa o meno, ok? Quindi quando buildate team anche con altri personaggi e vi trovate ho Pela con Resolution Shines che riduce difesa di X, magari quello c'è quello, quanto effettivamente danno in più faccio grazie a queste cose qua, riguardatevi la tabella di prima e vi ricordo che vi lascio il mega blocco note che ho fatto con tutti i calcoli per quelli un po' più presi bene e interessati. Sì, uso il blocco note e calcolatrice, non uso Excel, ok? Però quello è un altro discorso, ne parleremo un altro giorno. E per quanto riguarda Abundance, i migliori sono sicuramente Lynx e Luosha perché danno cure continue nel turno senza utilizzare skill point. Inoltre Lynx, volendo, da aggro a Jingliu che gli permette di ricevere al 100% quell'attacco della quale abbiamo bisogno per rigenerare i 5 di energy che vi dicevo prima, ok? Quindi queste sono le sinergie per quanto riguarda i support per Jingliu, direi che sono proprio i migliori, cercate di usare questi PG qua. Tingyun nel suo banner, Pela spero ce l'abbiate, tra l'altro Pela credo ce la regalino con l'evento della patch 1.4, quindi ce l'avete di sicuro. E per quanto riguarda Healer, vi ho messo lì Lynx e Luosha, ma potete tranquillamente usare Natasha Bailo, ok? Quelli sono semplicemente i due migliori che io associerei a lei. Ora, in realtà possiamo giocare anche altri DPS con lei volendo, e Blade ha una buona sinergia perché lei quando skilla toglie danni a tutto il team e Blade guadagna stack per i follow up attack, ci può stare. Clara in generale è un sub DPS che sta bene in ogni team, quindi perché no? E su Shang stessa cosa, è un sub DPS che sta bene in ogni team, quindi se i nemici sono deboli al fisico ci metterei in mezzo una Clara o una su Shang senza problemi. In generale Blade più Jingliu possono essere giocati insieme praticamente sempre se volete senza problemi. Ma comunque, un paio di team che potreste fare sono appunto un po' gli hyper carry team dove giocate Pela o Silverwolf. Ovunque vedete Pela, lì può esserci anche Silverwolf. Io preferisco forse Pela, ma vedete un po' voi come siete messi. Se giocate Set Quantum, magari la presenza di Silverwolf vi fa più comodo. E comunque, Pela più Tingyun, oppure Pela più Bronya più Healer, chiaramente. E oppure la classica hyper carry Tingyun più Bronya. Non dovete per forza avere chiaramente il calo difesa, perché come vi ho detto possiamo potenziare più aspetti che mancano a Jingliu, che sia il danno percentuale o che sia il calo di difesa o l'ignoro difesa.
Possiamo potenziare più aspetti, scegliete voi quale potenziare, vanno bene tutti quanti, sono moltiplicatori diversi e si sentono tantissimo. E meno male che Jingliu ha questo self buff all'attacco così elevato, perché ci permette di concentrarci su gli altri aspetti invece della formula del danno che abbiamo visto prima, ok? E in realtà c'è un altro team carino che vi ho messo lì come quarto, che è praticamente Jingliu, Pela, Silverwolf e Lynx. Se avete doppio calo, ma è doppio elemento, quindi boh, secondo me funziona, ok? Lo vorrei provare anch'io, ma non posso perché dove pull... nell'account dove pullerò Jingliu non ho Silverwolf, quindi... pazienzina, aspetterò che mi diciate voi come funziona, purtroppo non lo posso testare. Comunque per quanto riguarda lì invece le comp a doppio DPS, chiaramente abbiamo Jingyu Blade più Pela, o Jingyu Blade potete mettere al posto di Pela, potete mettere Silverwolf, potete mettere Tingyun. Bronya non lo so perché dipende dagli skill point come siete messi, ma se avete le 1 di Bronya più la Lightcon magari sì. E stesso discorso vale identico per Clara. E poi avete chiaramente la coppia di Silverwolf più Lynx per il B elemento, ok? Cioè avete la coppia Quantum in modo che potete gestirvi anche le debolezze elementali e gli scudi dei nemici se ne avete bisogno e cambiare il secondo DPS in base agli elementi nemici, ok? E direi che questo è tutto. Adesso io oggi testerò Jingliu, la testerò per un bel po', in realtà però inizierò oggi e faremo anche un po' di pull, vediamo un po' come va. E cercherò di fare delle prove, vi porterò delle rotazioni specifiche con i vari support, perché adesso vi ho fatto vedere la rotazione di base normale di Jingliu senza magari Tingyun vicino, senza Bronya vicino, e andremo un po' più nei dettagli magari in prossimi video, ok? E in generale io mi auguro che vi sia stato d'aiuto, fatemi sapere la vostra, vi lascio la mia prima infografica nuova, un nuovo stile di infografica che ho fatto su Jingliu qua nei commenti, la trovate anche sul mio server Discord. Ma in generale direi che abbiamo finito. Buone pull, buona fortuna. Noi ci becchiamo alla prossima guida, al prossimo video o in live su Twitch. Bella!